Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone Mapower e oggi eccoci qui tornati su One Piece The Cruise e questa volta vi portiamo il ride di Neo Kaino. Allora ragazzi, Neo Kaino è particolarmente ostico, non è difficile, è ostico, nel senso che vi darà parecchi problemi sulla base del tipo che andrete ad affrontare. Se andrete ad affrontare per esempio a Kaino Slasher, vi darà delle determinate difficoltà in più rispetto allo shooter, lo shooter ha delle difficoltà diverse, eccetera. Quindi aggiungeranno praticamente difficoltà a quelle che erano le difficoltà della Kaino Raid, e questo già di per sé era abbastanza difficile. Tuttavia non è infattibile, andiamo a vedere bene come farlo. Allora, anzitutto voglio precisare che la versione Slasher è quella più facile delle tre. Le altre due arriveranno nei prossimi giorni, quindi non vi preoccupate. Sta di fatto che, per esempio, io in questo team ho messo, facciamo un esempio, ho messo Shanks e Doc Q. Doc Q e Shanks, naturalmente, sono personaggi del Recruit. Allora, voglio precisare che Shanks l'ho voluto mettere per fare un piccolo esperimento, quindi non è assolutamente obbligatorio mettere Shanks per completare questo ride. Potete cambiarlo con qualsiasi personaggio slasher Psy, perché tanto ho scoperto che bene o male la sua special non funziona alla fine della riduzione del suo scudo. Avevo il sospetto che ciò non funzionasse, però l'ho voluto lo stesso confermare mettendolo in pratica. Quindi, essendo impossibile attivare Shanks su Akainu, potete sostanzialmente mettere chi volete, perché col danno ci arrivate lo stesso. Portate lo Slasher Psy con più danno che avete possibile, e se ne portate qualcuno che abbia anche del danno sostanzioso nella special, ancora meglio ragazzi, ancora meglio. Allora, qui ragazzi abbiamo usato la Karamerasu, la barca di Usopp, però sostanzialmente è tranquillamente sostituibile, cioè se pensate a Ryuma è altamente sostituibile con altri personaggi, per esempio McGuy oppure Saliman. Quindi vedete voi poi come organizzarvi. Vi ho messo Ryuma per rendervelo ancora più facile, quindi per rendervi più facile la formazione del team, ecco. Quindi poi vedete voi come organizzarvelo, però sappiate che nonostante abbia scelto certi personaggi, sono perfettamente cosciente del fatto che ce ne siano molti più funzionali. Ho voluto scegliere la semplicità in maniera tale che molti di voi riescano a farlo, anche se magari si trovano un po' in difficoltà. Quindi non vi preoccupate, l'unica cosa di cui avete bisogno è il vostro Hawk completamente limit breakato e basta. Sostanzialmente è quella la cosa che vi serve. Il mio Hawk Rainbow vi aiuterà tantissimo per completare questo Fortnite, altrimenti avrete parecchie difficoltà. Potrete provare a portare il mio Hawk Viola, però mio Hawk Viola ha un problema, nel senso che o riuscirete a shottare a Kaino il primo colpo e allora attivate la special di Mioc Viola e lo shotterete, oppure sarà molto molto più difficile se non riuscirete a one shottarlo. Quindi vi consiglio di stare molto molto attenti. Allora, come potete vedere qui, Doc Q è molto molto utile perché vi cambierà tutti gli orb in matching. Avete il lock per due turni, quindi sostanzialmente diventa utilissimo in questa situazione, tuttavia non indispensabile. Potete cambiarlo con Tashigi rossa, Tashigi in costume da bagno per darvi un'idea, e lei vi cambierà tutti gli orb compresi i block in maniera casuale. A quel punto, attivando Zoro e Fujitora, avrete il full board matching e quindi da lì è tutta una festa ragazzi, sostanzialmente. Allora, la cosa più fastidiosa di questa della modalità slasher è lo scudo. Si metterà uno scudo al 50% dei danni per 3 turni, e questo è una rottura di scatole sostanzialmente, quindi dovete stare molto molto attenti. Oltretutto si arrabbierà, eccetera. Comunque qui la cosa che
più vi preme è riuscire a togliergli riuscire a togliere tutta quella vita nonostante abbia uno scudo. Quindi attivate la special del secondo Mihawk e poi fatelo fuori. Col danno ci arrivate, state tranquilli. Quindi, qui le Mapower è tutto e noi ci becchiamo ad un prossimo video.